La nostra proposta è semplice e molto efficace. Si recupera da subito 1 miliardo e 140 milioni di euro all'anno dalle pensioni d'oro, d'argento, di bronzo e si ridistribuiscono ai pensionati minimi stessi. E in più si chiede di mettere un tetto alle pensioni, così come da sempre per l'appunto noi ribadiamo. Ma questo Parlamento, come abbiamo visto, da anni parla, da anni discute, ma mai fa niente e finora infatti niente è stato fatto sulle pensioni d'oro. Il problema è che voi in realtà non sapete chi sono i pensionati minimi, non li conoscete perché vivete nel lusso e nel privilegio delle vostre auto blu, delle vostre case. Colleghi, per favore, gentilmente, ognuno è libero di... Il vostro segretario è stato assunto come dirigente 11 giorni prima dell'annuncio della sua candidatura dalla società di sua famiglia. E così il comune e la provincia di Firenze, quindi l'intera collettività, da quasi 9 anni pagano i contributi per la pensione del dirigente d'azienda Matteo Renzi, nonno Giuliano Amato, che invece ai suoi nipoti può anche regalare una fuoriserie, giusto con un solo mese di pensione. Concludo, Presidente, l'ultima riga, spiegatelo se avete coraggio agli italiani che siete contro i pensionati minimi e a favore delle pensioni d'oro. Ma io non ci credo, noi non ci crediamo che siete così tanto lontani dai veri problemi della gente, tanto da fregarvene di nonno Mario e difendere invece come sempre nonno Giuliano. Non ci per credo, favore, non tolga quella fotografia, grazie, le tolgo la parola, è iscritta a parlare l'onorevole Damiano, ne ha facoltà.